sono il cassetto dei fondotinta che erano già stati declatterati e divisi, però bisogna fare un pochino meglio. Tante cose che non uso, quindi andiamo subito e vediamo. Allora, fondotinta di Wycon, questo si è letteralmente separato tutto. Tra l'altro ha un PAO di 12 mesi, quindi saranno passati almeno 2 anni come minimo, e quindi direi di salutarlo. Poi, Charlotte Tilbury, allora, anche questo è un PAO di 18 mesi, sì, è passato molto di più. Ora vedo un attimino com'è la formula e capisco, intanto lo metto in forze. Fenty Beauty, questa qui, prima l'ho detestata, poi mi è piaciuta insieme al fondo compatto e poi non l'ho più usata, però se vedete ha fatto tutte queste strisciate qui, quindi è andato letteralmente a male il prodotto, anche perché aveva un PAO di 12 mesi e quindi figuriamoci, saranno passati 4-5 anni presumo, e quindi anche questa la salutiamo. Poi, questo fondotinta di Callista, lo saluto perché ho già il nuovo di backup, quindi questo lo levo, anche perché era della colorazione sbagliata. Fondotinta di Clio Oh My Love, qui magari non metterò d'accordo tutti, ma io credo di essere l'unica a cui non è mai piaciuto e si vede. Tra l'altro la formula, vedete, ha fatto questo strano liquido, si è letteralmente separata e quindi anche lui lo salutiamo. Art, questa qui era tipo una BB, molto leggera per l'estate, l'avevo presa a Parigi, questa a Secoli. Sì, amore, a Parigi, quando appunto avevano lanciato Tarte, io ero stata lì, ma per un valore affettivo, proprio perché appunto l'avevo presa in quel viaggio, la voglio lasciare assolutamente. Fondotinta compatto di MAC che io ho utilizzato un pochino, ma non mi piace assolutamente. È una formula troppo troppo secca per me e quindi assolutamente a malincuore, però lo vado a buttare. Poi andiamo avanti, fondotinta compatto di Benefit che saranno passati 3000 secoli da quando ce l'ho, questo era fatto in questo modo e sicuramente le polveri si conservano meglio e quindi questo magari lo tengo perché non ha subito alterazioni, così come tengo questo qui Superstay di Maybelline che anche qui non mi fa impazzire, però magari cercherò di portarli a termine. E questo qui purtroppo me l'hanno inviato, però è un fondotinta ottimo, però troppo troppo scuro per me, neanche quando mi abbronzo va bene perché è un colore veramente scurissimo. Qui magari non sembra, ma vi giuro che poi un pochino anche ossida e quindi non si può tenere. Lo metto via e però è nuovo perché questo l'ho ricevuto pochi mesi fa. E quindi lo metto via, magari lo regalo a qualcuno che può andar bene. Altro fondotinta compatto, come vi accennavo prima, è quello di Fenty. Anche qui le polveri non sono andate a male, nonostante ce l'ho da tanto tempo, cercherò appunto di smaltirlo. Fondotinta Wycon, questo qui dovrebbe essere di una collezione, credo, estiva. No, forse Natale, sì, il verde era Natale. Ma non quella di quest'anno, quella quindi dell'anno scorso, però non lo so, questo lo metto in forze perché devo controllare la collezione quando è uscita e capire un attimino se tenerlo oppure no. Poi Fenty Beauty, il mio amato Pro Filter, ne ho finiti 4-5 di questo prodotto, era uno dei fondotinta che da quando era uscito ho utilizzato praticamente di più in assoluto e questo assolutamente lo tengo. Questa qui di Mulac che però è un pochino troppo idratante per me, però è nuova perché vedete aprile 2023 e questa ha un PAO di un anno, ok, quindi in teoria sarebbe con il PAO siamo lì, però non ha subito alterazioni perché l'avevo già aperta e controllata e quindi assolutamente per ora la tengo. Questa è nuova perché semplicemente è una colorazione doré troppo scura per me e quindi anche questa va con il fondo di Collistar. Poi questo è un campioncino mai aperto. E poi abbiamo qui un altro fondotinta dei miei preferiti di Wycon che mi piaceva utilizzarlo d'inverno. Questo qui però è 2 febbraio 2022, quindi avendo un PAO di più piccolo lo possono scrivere
cioè nel senso di 12 mesi, ovviamente ne sono passati 2 anni e quindi lo salutiamo, anche perché comunque lo usato è amato veramente tantissimo. Poi abbiamo questo qui Kiko Holiday Fable, questo lo tengo semplicemente perché sapete che quando poi esce una nuova collezione mi piace farvi confronti, paragoni, eccetera, eccetera, e quindi lo tengo, lo vado a mettere con la sua collezione, ma appunto semplicemente per questo motivo. Poi abbiamo questa qui di Barocco Cosmetics, in realtà mai aperta, quindi è letteralmente nuova, è una BB e questa è assolutamente nuova, colorazione light. Catrice, che, cioè, guardate qui, si è assolutamente separata. E questo l'avevo preso da poco, relativamente pochi mesi. Cioè, guardate qui. No, vabbè, cioè, mai vista una roba del genere? Ma veramente? No, che schifo! Che schifo, Clo! Niente, questo lo salutiamo a prescindere. Questa qui è di Wake Up Cosmetics. E questa però purtroppo era un pochino scura, la posso utilizzare solo quando mi abbronzo veramente, quindi la lascio. Poi, ultimo fondotinta che ho qui è questo qui di Maybelline Super Stay Active Wear, che è relativamente nuovo e è un po' pesante, devo dire, come fondotinta, però comunque tutto sommato l'inverno mi piace. Quindi... E poi ci sono questa serie di prodotti che avevo lasciato dal vecchio decluttering di Kiko, che sapete io li tengo appunto solo per quanto riguarda i paragoni con quando escono le collezioni, che vi faccio i video, eccetera, eccetera. Situazione ultimata, devo dire che è top perché ho pochissimi prodotti e so quello che ho, e soprattutto poi vabbè, ci sono quelli che ho nel vanity che uso giornalmente, che saranno almeno insomma una ventina comunque che vado a rotazione, più tutti quelli delle collezioni limitate di Kik, eccetera, eccetera, che sono da un'altra parte. Queste sono solo le colorazioni appunto che ho deciso di tenere qui e di mettere in ordine. Iniziamo con la polvere compatta di Trendy Tap, che non ho mai utilizzato, devo dire la verità, e si vede. E questa è la 030, sì, questa qui. E questa me la voglio mettere nel vanity, così la uso. Declatterare sicuramente due primer di NYX, perché ce li ho veramente da un sacco di tempo e questi hanno un po' di 12 mesi, quindi ahimè, non ci perdiamo in chiacchiere, dobbiamo essere rapidi e indolore. Poi questo primer qui di Barocco Cosmetics invece è mai aperto, quindi lo lascio perché è nuovo. Invece questo qui di Wycon, ahimè, guardate qui anche voi, cioè è letteralmente separato e questo qui lo vado a levare. Poi ho qui questa matitina di Astra, che non so di quanti secoli fa è, ma in realtà è anche nuova. Un paio di 12 mesi e quindi niente, ciao. Poi ho qui il primer, quello di She Glam, tutto specchiato. In realtà questo ce l'ho da un bel po', l'avevo utilizzato pochissimo, devo dire, non l'ho utilizzato quasi tanto, però lo levo perché appunto ne ho un altro nuovo e quindi questo qui sicuramente è da più di un anno che è stato aperto. Spatoline varie e campioncini varie li teniamo. Questo qui invece è sempre Marshmallow Primer di NYX, però era una travel size che io non ho mai aperto e quindi lo tengo. Poi abbiamo di Astra questo prodotto Pure Beauty ed è un primer che ho utilizzato qualche volta, ma non è niente di eccezionale, quindi ciao, è stato bello. Poi al verde è un primer, anche questo è un primer idratante comunque. Sì, con acido ialuronico, ricordavo bene. Questo qui non ce l'ho da molto e quindi questo lo tengo. Mentre questo qui, che è un primer occhi di Primark,
no, questo è proprio nuovo, ecco, non l'ho mai utilizzato, vedete che è nuovo, è chiuso ancora. Ok, questo lo vado a mettere nel vanity, così lo usiamo subito. Correttori di tarte che hanno fatto la storia, ce l'ho, uno l'avevo preso anche questo a Parigi, quindi figuriamoci, hanno 6 mesi di pao e quindi la risposta è già data, quindi li leviamo. Poi, correttore di Siglem, che in realtà per quanto è grande sembra un fondotinta, ma in realtà è un correttore. Questo non ce l'ho da tante, quindi assolutamente lo tengo, anche perché mi era piaciuto abbastanza. Lo Skin Loving Sensitive, non me lo ricordo assolutamente. Vediamo un attimino. La formula sembra cremosa, però... 6 mesi di pao, boh, non lo so, io forse l'avrò usato una volta, non lo so, questo lo metto nel limbo. This Way di Too Faced, anche questo l'avevo ripreso e non è tantissimo perché il primo l'avevo finito e quindi questo qui lo tengo. Poi Wycon, 3000 correttori di Wycon di tutte le limited edition. Allora, abbiamo questo qui che era il verde Natale, se non erro. Questa era la collezione in autunno di 2 anni fa, se non mi ricordo male. Questo, boh, questo forse è quello più nuovo di tutti, perché il Borgogna, mi sembra, la collezione di Natale dell'anno scorso. Quindi io propendo per tenere questo qui, che se non erro era quello dell'anno scorso, e invece... salutare tutti loro, che tanto in realtà mi dispiace per questo perché era quello illuminante che mi piaceva tantissimo. Ma allora, questo lo metto in forse, vado a vedere un attimino, e questi tre invece non mi perdo in chiacchiere e li saluto allegramente. Correttore Revolution, questo qui l'avevo finito e ricomprato da poco, mi piace, a volte l'ho usato anche come fondotinta e quindi questo rimane. I due correttori, questo avevamo già visto il fondotinta e questo qui invece è quello di l'avevo ricevuto da DM, e quindi questi due li tengo comunque tutti e due. E qui nel laterale ho questa cipria di Kat Von D, che penso ormai non esiste manco più il marchio, presumo, credo abbia fatto la storia proprio, e questa di Make Up For Ever, che invece è nuova, mai aperta, perché era una mini size omaggio. Questa qui, però le polveri si conservano meglio, perché l'avevo aperto anche prima, comunque senza, diciamo, in camera, ed era perfetta. Quindi sinceramente questa qui io la terrei. Anche gli altri correttori che ho qui, allora, vediamoli tutti. Questa è della collezione di San Valentino, credo dell'anno scorso, sì, perché quella di quest'anno non l'ho acquistata, di Wycon. Quindi vediamo un attimino... Ok, questo è un pao di un anno, quindi in teoria sarebbe scaduto, però vediamo un attimino com'è. Ah, ma questo è quello che avevo sbagliato colore, che era bianco muro, quindi perfetto, ce ne liberiamo subito. Il correttore di Clio a me non era piaciuto per niente, mi fa 400 anni in più sul contorno occhi, quindi assolutamente no. Devo dire che sia correttore che fondotinta di Clio per me sono stati flop alla grande, su di me ovviamente. Correttore di Huda, che questo qui è preistorico, penso non esista più, era quello che io amavo e che ho usato veramente tantissimo, però appunto è super super vecchio e quindi a parte non ce n'è tantissimo di prodotto e quindi lo leviamo. Poi andiamo a Too Faced, questo qui che non me lo ricordo neanche onestamente, la formula è buona, boh, questo lo riteniamo e magari lo riproviamo. Mentre questo qui di Wycon, anche questo saranno passati almeno 2 anni con questo pack e quindi lo leviamo. Allora, cipria di Astra, che devo dire senza infamia, senza lode, non è che mi ha fatto impazzire, però al momento ancora è buona e quindi la tengo. Pro Filter di Fenty Beauty credo abbia fatto la storia sui miei social, perché insieme al fondotinta appunto erano i miei due prodotti Fenty Beauty preferiti. E questa devo dire che ha tantissimo tempo, perché è veramente, non lo so, secoli in pratica, però appunto le polveri si conservano bene, quindi la tengo perché non si è alterata e non ha senso buttarla. Poi un'altra è questa qui bianca, una cipria coreana se non erro, che mi avevano inviato tantissimo tempo fa.
Eccola qui, e questa è una cipria traslucida, trasparente, questa anche per il pack, cioè che è tipo vince 1000-0. Io assolutamente la tengo perché, cioè, non è possibile buttare una cosa del genere. Questa qui invece di Primark la vado a declatterare perché non mi aveva fatto impazzire, l'ho usata tanto perché vedete ce n'è pochino metà, e però appunto non mi ha fatto impazzire, quindi ciao. Poi invece abbiamo qui Essence Astra e Revolution. Queste due sono nuove, praticamente mai utilizzate. Da qui di Astra, che è la polvere di riso, anche questa è nuova, vedete? Ancora il sigillo e quindi la tengo. Stellona di Maxi Illuminante, Jeffree Star, che penso abbia tipo 20 anni comunque. Mi piaceva tantissimo questo pack, bellissimo. Cioè, che tra l'altro, guardate qui, è qualcosa di meraviglioso. E questo qui però appunto lo tengo perché, cioè, non posso buttare una roba del genere. Cipria Too Faced, questa qui bianca, che però a me non ha fatto impazzire, però visto il pack, visto che non ce l'ho da tantissimo, voglio dare un'altra chance e tenerla. Poi questa qui dovrebbe essere una polvere cotta, se non erro, di Kiko, di qualche vecchia limited. Sì, infatti eccola qui, queste si conservano bene, quindi le teniamo. Invece di Best Color me l'avevano inviata, anche questa l'ho provata pochissime volte e però devo dire che il colore va bene, quindi è nuova e la teniamo. Sempre Kiko invece c'è questa qui della Green Me, che però a me non ha fatto impazzire per niente, e quindi invece questa ciao ciao. Poi questa qui di Essence, che avevamo trovato in un calendario dell'avvento, ma è praticamente, vedete, nuova, mai utilizzata, e quindi magari la tengo. Poi qui abbiamo invece questa qui di Pupa, anche questa penso ha fatto la storia praticamente, comunque si conserva benissimo e io la terrei assolutamente. Poi qui abbiamo invece Mega Glow Highlighting Powder, quindi un illuminante di Wet n Wild. Devo dire che gli illuminanti non ne ho tantissimi perché non ne compro mai, in poche parole. Tutti quelli che ho sono sempre quelli vecchissimi. E questo scrive bene, si è conservato bene, quindi non ho motivo per non tenerlo. I due prodotti Fenty Beauty, uno mini e uno full size. Allora, questo era il duo blush illuminante, se non erro. Sì, era un duo. Vediamo com'è la formula perché, boh, sono passati 30 anni. Devo dire che ancora scrive, quindi lo teniamo. Invece il piccolino, ah, questo è Asla Baby, sì, era super, super, mega famosissimo questo illuminante qui. E questo ovviamente lo tengo. Innanzitutto vedo tutto e pulisco il cassetto perché qui vedo che c'è una macchia, qualche prodotto che c'era in precedenza versato. Andiamo subito con ordine. Allora, partirei da questi che invece sono, se non erro, illuminanti, infatti, tutti collezioni di Kiko, ma sapete che le polveri generalmente si conservano benissimo e quindi non credo di lavare niente, onestamente. Polvere. Ah sì, quella 3 in 1, me la ricordo bene. Questo qui invece, che è quello della Green Me, sì, marzo 2018, questo siccome era pochissimo scrivente lo vado a cestinare. Anche questa era della Green Me, però questa era un malva e quindi bene o male scriveva un po' di più. Oh, guardate qui. Allora anche prima Kiko faceva i pack difettati, non solo adesso con la nuova collezione, cioè guardate, si è scollato letteralmente. E questo era il trio, questo qui di blush, questo qui. Niente, però lo voglio tenere lo stesso perché era un colore bellissimo. E sempre con questo pack abbiamo questo che invece era quello metallico. Anche questo era un blush invernale che mi piaceva tantissimo, questo malva scuro bellissimo, che
che era della collezione Lost in Amalfi, che era bellissima, anche questa collezione è stupenda. Poi questi non so se ve li ricordate, ma hanno fatto ormai la storia, la preistoria e tutto di Kiko, ma sono sempre perfetti e quindi ovviamente li tengo. Questo qui, anche questo, storia, preistoria, perché boh, non so neanche a che epoca risalga, perché non ho l'etichetta. E questi due che me li ha fatti rinvenire Roberta praticamente qualche giorno fa, una di voi che parlavamo in privato, che mi ha detto che aveva ancora questi blush, ogni tanto li usava, e appunto mi sono ricordata anch'io che ne avevo due, e credo proprio i suoi due colori. Uno è questo, cioè guardate qui, bellissimi, e l'altro è questo qui, ma questo ovviamente li tengo tutti. Un altro blush che mi piace tantissimo, ma questo lo vado a mettere sul Vanity perché è un colore bellissimo, questo qui che è lo 01 Peach, e questo qui invece dovrebbe essere quello più, infatti sì, più malva, più invernale, invece questo lo metto qui. Ma vorrei fare una cosa, allora questi più piccolini li spostiamo qui, così abbiamo più spazio, ok. Così, questo qui dovrebbe essere della collezione, sì, infatti, di Natale, ma è più invernale, quindi per ora lo metto qui. Anche questo è tipo un color pesca biscotto che mi piace tantissimo. Poi questo qui è l'unico blush di Kylie che ho io, però non lo so, non è che mi piaccia moltissimo. Poi abbiamo questi qui di San Valentino, che erano quelli fatti doppi. Uno e anche l'altro, quello in crema. Questo qui mi piace tantissimo. Questo lo uso meno, ma questo mi piace un sacco. Uno dei miei preferiti tantissimo, questo qui della John Phil, che vi ho fatto vedere proprio l'altro giorno. Questo qui, sempre collezione di San Valentino, stupendo. Questo collezione di Natale. Anche questo mi piace tantissimo, se non era la Unexpected Paradise, sì, bellissimo. Comunque qui ci sono sempre vari brush, varie limited, ma questi li tengo assolutamente tutti. Anzi, facciamo una cosa, questi con questi pack, tutti tipo oro, bronzo, li mettiamo qui, e quelli colorati li mettiamo qui, che sono secondo me più carini esteticamente. Questo qui, se non erro, era una collezione di Natale, anche questo stupendo. Sempre blush, questo qui era un trio bellissimo. Questo qui doppio, era bello, sì, questo era bellissimo. Collezione Tuscany, quindi dedicata alla Toscana. Poi questo qui, bellissimo, anche questo era bellissimo, era una collezione primaverile, se non erro. E questo qui, che in realtà è uno di quelli che mi piace meno, però non riesco proprio a buttarlo. E poi questo qui di Wonder Woman, che era però, se non erro, tipo metallizzato, sì. E questa è la sistemazione generale, diciamo che una parte del blush di Kiko da collezione sono sistemati. Allora, palette di Astra, queste sono nuove praticamente, quindi le tengo perché sono nuove. Poi qui diciamo che erano già divise le cose, quindi non dovrei fare molto. Illuminante nuovo di Essence, e questo qui di Barbie di Primark, che è bellissimo. E poi questo qui della collezione appunto di Ursula di Essence di Disney, che è questo, loro lo chiamano blush, però appunto è questo maxi blush con al centro questa parte luminosa, e anche questa la tengo, quindi qui assolutamente teniamo tutto. Butto a malincuore i Fenty Matchstick, che sono passati veramente 700 anni, e questi qui avevano un po', essendo cremosi, di un anno, figuriamoci, quindi li vado a buttare assolutamente. Poi qui è un blush cremoso di Wycon che tengo, e sempre Wycon, questa qui la palettina, quella che mi era arrivata rotta, ma poi il brand me l'aveva sostituita, e quindi vado a levare questa perché ne ho un'altra nuova. Questo è il quad di Dior, che mi piace un sacco, Dior Backstage.
e lo metto insieme qui a quello di Astra. E questo è un blushino di quelli liquidi di Wycon della collezione di San Valentino che tengo. Una cialda di MAC, quella per il contouring, che la vado a mettere qui insieme a questi. Questo lo tengo perché comunque, anche se è un pochino scuro, quando mi abbronzo mi piace ed è bellissimo. Poi è un pack, vedete, stupendo. E due prodotti ancora nuovi, perché io ero in fissa con questo blush che usavo come contouring freddo di Wycon, che tra l'altro sarebbe questo qui, che non so se ve lo ricordate, ma questo ha fatto la storia. Poi l'avevo preso ai saldi, quindi questo qui lo vado, anche perché è parecchio usato, lo vado a cestinare e me ne vado a prendere uno di quelli nuovi mai aperti praticamente, e me lo vado a mettere in impostazione, quindi lo apro praticamente adesso con voi. Poi sempre Wycon collezione estiva, questa palette bellissima, e anche questa la teniamo e la mettiamo con questa. Abbiamo Kiko, che è un bronzer, ma questo era uno di quelli che diciamo mi piaceva meno, e quindi siccome sono passati 3000 anni questo lo vado a cestinare. Poi abbiamo questo qui, che era uno dei miei preferiti in assoluto, che infatti è il buco, di Essence, che io usavo come appunto bronzer, che mi piaceva tantissimo come colorazione. Dior, questa dovrebbe essere la polvere, sì, tipo abbronzante, che tengo assolutamente. Vedete, un ricordo del 2013. Too Faced, questo mi piaceva tantissimo per l'estate, quindi lo tengo assolutamente. E questo invece Kiko, che non so quanti secoli ha questo prodotto, però lo tengo assolutamente per collezione. Passiamo adesso a tutti questi blush. Il primo che ho pescato è quello di Barbie di Primark, questo lo teniamo assolutamente. Poi ho qui questi due di Colourpop, di una vecchia Limited, se non erro ero in attesa di Chloe, quindi quando sono arrivati, però questi sono fantastici, quindi li tengo. Questo di Pupa, eccolo qui, anche questo lo teniamo. Questo di Clio invece, a differenza dei prodotti come correttore e fondotinta, mi piace tantissimo e l'ho usato tanto in inverno e quindi lo uso. Questo qui è un blush diciamo illuminante nuovo e quindi lo teniamo. Anche loro li ho usati tantissimo in autunno e inverno, perché sono colori prettamente invernali che mi piacciono veramente tantissimo. Costano poco, quindi date un occhio a Trendy Tap, perché ha dei blush e dei prodotti veramente validi che costano niente. Questo è una mini size comunque di Dior, che tengo così per collezione. Uno dei blush che mi aveva regalato mio marito tantissimi anni fa, ormai è preistoria, ma lo tengo per ricordo appunto, così come questo qui che sapeva che mi piaceva tantissimo e me l'ha voluto regalare ai tempi. Poi c'è questo qui di Chanel che, udite udite, 3 settembre 2012, cioè veramente preistoria, che era uno dei blush più di punta di quell'annata, che cercavano praticamente tutti, e io poi trovai in un outlet pagandolo veramente pochissimo. E questo qui di Too Faced, che era quello appunto simile il bronzer con l'illuminante, che mi piace un sacco. A questo punto, visto che ci è avanzato tantissimo spazio, perché veramente abbiamo un bel po' di spazio, io sono andata a prendere gli illuminanti, quelli che avevo mostrato prima, e li andrei a mettere anche questi qui, perché così almeno ce l'abbiamo tutti insieme e non c'è motivo di tenere appunto un altro contenitore per gli illuminanti. Questa è la panoramica all'interno del cassetto, quindi abbiamo messo tutto insieme e così abbiamo tutto a portata di mano. Risultato finale del mio decluttering di oggi: allora abbiamo 5 blush declutterati, 9 correttori qui, questo trio e questa matitina Fenty e Astra, poi abbiamo 2, 4, 5 primer declutterati, e poi abbiamo i fondotinta, uno compatto, una cipria, quindi questi due, e tutti i fondotinta liquidi, questi qui dietro, che sono 2, 4, 6, 7. Quindi non so quanto è il totale, non lo voglio neanche sapere perché mi prende male il mio tirare le somme del decluttering di alcuni prodotti appunto viso.